sonno profondo. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e finalmente eccoci qua su Poppy Playtime capitolo 3. Ciao Catnap, perché non andiamo a fare un pisolino insieme? Guarda, non ci tengo a fare un pisolino insieme. Finalmente dopo anni è uscito ed eccoci qua. Dura tipo tantissimo, quindi rimanete con me fino alla fine perché sarà un'avventura storica. E ovviamente ragazzi, se vi piace Catnap, Huggywug e Poppy Playtime 3, scrivete tutti sotto nei commenti. Oh yeah! E mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Ora iniziamo! Nuova partita! What's the time? Che ora è? È l'ora di giocare! I Smiling Critters every day! Wow! No vabbè ragazzi, quanto sono felice che finalmente sei uscito! Every day! Ok, questo è il primo episodio che noi avevamo visto, però dato che è Poppy Playtime 3, vediamocelo tutto! Durerà tantissimo questo video, già lo so. Eccoli qua, i nostri Smiling Critters. Il vento fa davvero paura. Lo so, non riesco a dormire. Andrà tutto bene ragazzi, ve lo prometto. Tutto il vento soffierà via alla fine. Cavolo, quindi ci saranno tantissimi episodi all'interno di questo capitolo 3. Ed eccolo qua. Lui, l'unico e il solo Catnap! Oh mamma mia, che paura! Per favore Catnap, aiutaci a dormire! No vabbè, non c'ho voglia di dormire. E gli è iniziato benissimo, sto già bellissimo ragazzi! Top number one, 10 su 10! Non ci credo che ci sto giocando. Questo è Catnap. Oh mamma mia. Cioè in questo momento io sono Catnap? Che è un tombino. Mi scusi Catnapino, che ti metti dentro i tombini? Aiuto. No, aspetta, non ha senso! Cosa vuol dire questo? Che sta succedendo? Qualcosa mi sta trasportando! Ah no! Sono in una schiacciatrice meccanica! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Non voglio schiacciare! Mi è finita bene! Ottimo! Ragazzi, ce lo devo fare prima che succedano cose brutte! Devo solo salire! Ok, sono salito. E ora? Ok, vado di qua. Oh, sono salvo. Almeno non sono morto. Sono ancora vivo. Per fortuna. Oh, eccoci. Cerca attorno a te degli oggetti con cui tirarti su tenendo... Ok, ok. Ragazzi, benvenuti su Poppy Playtime capitolo 3. Sali. Ok, come ci siamo finiti qua? Io non l'ho capito. Cioè, noi abbiamo sbattuto col treno e siamo entrati. Cioè, Catnap già ci ha rapito praticamente. Oh, proviamo a salire ed andare di qua. 1, 2, 3 e 4. Ok. Ma secondo voi ci sarà Huggywug? Secondo voi, dopo tutti questi anni, finalmente lo rincontreremo? Premi E per interagire. Con cosa? Ah, così, con la porta. Saliamo, che ancora dobbiamo capire che fine ci facevo qui. Sono stato rapito da un gatto. Ho capito che questi un giorno conquisteranno il mondo, ma non pensavo a questi livelli. Oddio, ma che cosa sono tutte ste robe? Salvataggio. Ok, se c'è un salvataggio potrebbe essere un problema. No, Squid Game! Allora, aspetta. Salta qua! Salta! Salta, ce la possiamo fare, fatto! Ok, aspettiamo 2 secondi. Vai, vai, vai. E vai!
quel catnap! Ma è enorme! No, ragazzi, ma è enorme catnap! Ok, io ti seguo proprio, guarda! Preso! Saliamo! E ora let's via! Oh, mamma mia, no, ma che è successo? Questo non è proprio playtime! Mi scusi, qualcuno è rimasto incastrato in questi condotti. Spero tanto di non ritrovarmi un cadavere. Signor guardia notturna. Aperto. Buongiorno. No, questo è tipo il divano dove stavano gli Smiling Critters. Allora, cassetta. Metti cassetta. E guardiamo. Va bene, signora Harper. La prego di spiegare la situazione. Non risparmiare nessun dettaglio. Come ogni notte, tutti i bambini si preparavano a dormire. Era tranquillo, quieto. Catnap aveva il fumo rosso. Poi all'improvviso c'è questo urlo. Gli incubi accadono, lo so. Intendo dire pupille dilatate e labbra tremolanti. Il modo in cui i suoi occhi si muovevano nella stanza. Sembrava che il sangue lo ribollisse sotto la pelle. Mamma mia. Anche lei era qualcosa. Qualcosa di orribile. Lei. Mi dispiace. Non volevo. Signora Harper, forniremo le cure migliori che possiamo offrire. Alla mia parola. Ma questo è importante. Per caso Marie descrisse ciò che vide? Sì, parlò di un mostro. Disse che era senza colori. Sentivo il suo cuoricino battere forte. Per lei era proprio lì. E i suoi movimenti erano così primitivi. Le braccia si agitavano. Volevo parlarle. Sapere come sta. Non sarebbe consigliabile, signora Harper. Questa volta ci sono molti dubbi di cui dobbiamo parlare. Ma i segni vitali sembrano normali. Noi continueremo il monitoraggio. Starà bene. Ma povera signora Harper, ridategli la figlia! Ma no, riportatevi la piccolina, no! E poi abbiamo Daisy. Resta energetico. Bevendo 40 litri di caffè, grazie mille Daisy. Ok, benvenuti qua. Allora, tutto ciò mi fa capire solo una cosa. C'è un mostro in giro a forma di gatto che fa venire gli incubi ai bambini. Posiziono la batteria nella presa per fornire energia. Ok, prendo la batteria. Presa. Metti batteria. Oh, fuori una. Poi l'altra. Prendi batteria. Metti batteria. E metti mano. Ragazzi, quanto mi mancava. Piango. Ciao, pupa elefante. Allora erano veri i video su di te di Motia Games. Mi ricordo di te. Che vuol dire che ti ricordi di me? Un elefante non dimentica mai. Vuoi sapere cosa mi ricordo di te? Ma certo che sì! Avrà sicuramente dei bellissimi ricordi, Bubba, Bubba Bibba! Da quanto in qua esiste un telefono? Qualcuno sta chiamando! Ok, riforniamo energia a quella porta. Uno. Due. Fatto! Dov'è questo telefono? Può essere che la... Eccolo! Vai, rispondi. Ehi, mi senti? Dai l'idea di esserti pesto. Non voglio che tu muoia, quindi ti aiuterò. Controlla. Guarda quella specie di tubo sulla parete retrostante. Pronto? Puoi usare quella batteria per aprire la porta. Un bambino? No, sarà Catnap. Cioè, Catnap può essere che parla. Ok, adesso la porta è aperta. Oh no, no, ti prego, ti prego, ti prego. Il treno! Wow! Lo sapevi? Presumo che sia dove ti ha trovato Catnap.
Probabilmente sarai molto arrabbiato con Poppy per non averti fatto scappare. Ma lei ha bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Tu sei la nostra missione. Insieme possiamo salvare molte persone, compreso te. Playcare è avanti. È la casa di Catnap, una delle bestioline sorridenti. Mi pare che fossero 8. Adesso è solo lui. Playcare è la sua chiesa, il suo terreno di caccia. Qualunque cosa voglia, faresti meglio a muoverti. Ci teniamo in contatto. Ad ogni modo, mi chiamo Holly. Piacere di conoscerti. È un po' chiesto, Holly! Boh, adesso abbiamo pure un Holly! Ok, ragazzi, allora, non ci sto capendo niente, però abbiamo capito che Catnap ci ha rapito. Non so che cosa ha fatto con noi, però è il momento di superare i tornelli. Superali! No, mannaggia i tornelli! Me ne devo tornello indietro! Non si apre nemmeno questa stanza. Allora, andiamo da questa parte, ho capito. Oh, la stanza della security. Signore guardia notturna. Dai, è palese. Dai, dai, c'è pure il ventilatore. È palese. Io non vorrei mai essere la guardia notturna dei Pop Playtime. Però mi sa che è proprio così. Ho aperto la porta, però la signora guardia notturna mi sa che è finita in pasta a qualche animatronics. Ok, apriti. Umano. Afferra la maniglia e ruota il raggio con QE. Ok. Il raggio, bellissimo. Fatto. Raggio verso l'alimentazione della corrente, toccando col tempo la fonte di alimentazione. Ok. Oh, fatto. Ok, ho capito come funziona. E devo afferrare la maniglia e il raggio. E intanto qua è tutto pancato. Va bene, apri la porta. Apri la porta. Che qua mi si sposta il mouse senza senso. Siamo riusciti. Ah, i tornelli funzionano. Grandi, ragazzi. È tipo Jurassic Park questo posto. Abbiamo Chicken Chicken. Vai. Ciao, sono Chicken Chicken. Ti vuoi andare a fare un giro fuori? Sinceramente no, però piuttosto figo là fuori. Non sono mai stato fuori prima d'ora. Oh no. Verrai con me? Ho paura. No, ma poveri Spelling Critters. Vieni, seguimi. Esco per primo. Ma perché questi Smiling Critters si mettono a urlare? Tu che bevi, bambi lunghe gambe, non bere! Leva! Allora, se io vedo una leva, io abbasso, ovviamente. Non è che posso fare altro. Poi, altra leva! Vai così! Si è aperto? Grandissimo! Allora, abbiamo iniziato bene. È molto interessante questo capitolo. Hello. Salve! Elliot Ludwig, quanto tempo, Elliot? Quando guardi il mondo di oggi, di cosa pensi abbia più bisogno? Dei soldi! Una volta che sei un po' in giro, soldi? Non ne ho mai abbastanza. Allora è vero che erano i soldi. La fede, l'uomo comune l'ha persa. Ogni risposta era diversa. E potrei anche vedere un po' di verità in ciascuno. Ma credo che a ciascuno mancasse qualcosa. Qualcosa di semplice. Vedi, nessuno di loro riuscì a strappare un sorriso. Ma che cos'è? Ma questa non è una fabbrica normale. Che ci fa questo? Un reattore nucleare? Cos'è? E non c'è niente che mi rende più felice del sorriso di un bambino. Perché è solo con la speranza e i sogni che possiamo creare un mondo migliore. Sì, ma dove i nostri bambini non deve aver paura. Dove sono protetti. Dopotutto la società e i suoi giocattoli non sono niente senza di loro. Questi bambini si meritano di sorridere. E si meritano una casa sicura. Non mi sembra proprio. Ed ecco perché, con enorme piacere, vi annuncio il Playcare. Il Playcare. Sì. Un orfanotrofio sotto un sacco di terra.
una scuola, una casetta per bambini, un luogo di cui far parte. No ragazzi, è troppo bello. È troppo bello, guardate. Dov'è Aki? Ci sarà Aki da qualche parte. Insegnanti, consiglieri, tutto ciò che è in te. Che il Playcare possa portare gioia, ispirazione e sorriso a tutti coloro che barcano queste porte. Che bello! Pensate a questo posto com'era prima di tutto sto... di tutto quello che è successo. Certo, dopo che vari pupazzi senza gambe, un sacco di sangue in giro, vabbè. Holly? Holly? It's me again. Sono di nuovo io, Holly. Cool place, right? Un bel posto, vero? I bambini vivevano qui. Ora guarda. Comunque vedi quella statua? Questa, sì, bellissima. Prendi le scale per andarci sotto. Là c'è una stanza davvero eccezionale che lamenta tutto il playcare. Laggiù posso darti una chiave. Ok, devo andare qui. Ma guardiamocelo questo posto. Capiamo il playcare. Allora, abbiamo la casa, il dormitorio. Poi abbiamo il negozio di giocattoli, quello che dovrebbe essere il municipio. Poi ci dovrebbe essere il tendone del circo, anche chiamata la playhouse. E quindi andiamo qua sotto. Accesso ristretto, non lo voglio sapere, grazie. Ma che sono i Teletubbies? Ma che cos'è sta cosa, i Teletubbies? Vabbè, va bene. Ho paura. Buongiorno, esattamente. Cosa c'è qua dentro? Delle chiavi. Grande. Grazie, Holly, per avermi dato delle chiavi. Dunque, la chiave. Ora la domanda che probabilmente ti stai ponendo è: dove va? Torna fuori. Dovresti trovare una porta appena a sinistra della teleferica. Ok, quindi risaliamo sopra. Mannaggia, ragazzi, è enorme questo posto. È gigantesco, giganterrimo. Via di qua, via di qua. Entriamo qua. Ok, sembra tantissimo una sfera come quella del The Truman Show. Show must go. Aiuto, aiuto. Sta attento ai tuoi passi. Sto molto attento. Che ci fa questa? Non scordarti della tua maschera. Grazie mamma. vabbè. Ti diamo il benvenuto nell'area produzione gas, il cuore pulsante dell'intero sistema Playcare. Tutto il gas che vedi proviene dalla macchina e creato proprio qui nella fabbrica. Lo chiamano il fumo rosso. Al momento è tutto a destra. Dobbiamo fare andare il fumo rosso a sinistra. Questo è il modo con cui possiamo raggiungerlo. È probabile che dovrai aggirare qualche stupida misura di sicurezza alla macchina, ma credo che tu possa farcela. Ti chiamerò appena fatto. Cioè, no, ragazzi, ma che stai dicendo? E perché producevano questo fumo rosso? Che strani esperimenti stanno facendo? Ragazzi, intanto non inaliamo. Rimaniamo con il naso chiuso. Così possiamo andare avanti. Andiamo da questa parte. No! La catboard di Catnap! La catboard! Ma non parla! Nemmeno il mio gatto quando è in calore fa così. Vabbè, lasciamo perdere. Ragazzi, io sto lontano da quel cartellone. Non ci voglio avere niente a che fare, va bene? Allora, mi serve una batteria. Ok, ne ho trovata una. Questa è la batteria verde, quindi va nel coso verde, lì. Ok, vai. Una inserita. Perfetto, ora ci manca la cosa blu. Che cos'è? La mano! Premi due per cambiare mano. Sì, la mano viola. La mano trampolino. La trampomano. Proviamo subito la trampomano. Pronti, via. Sì, che bella la
troppo male, troppo felice. Adesso non più, no, non più, che cos'è questo sangue qua? Non sono più felice, però la trampomano è la cosa più bella che possa esistere. Andiamo avanti, trampomano, trampomano. Vabbè, ma sono troppo forte, trampomano. Ci è mancato poco, ma ragazzi, ma questo è tutto fumo rosso? Siamo sicuri che sia fumo rosso? Cioè, non è fumo rosso. Oh, oh mamma mia. Vieni qua tu. Vai, presa. Perfetto. Devo saltare. Ah, non posso saltare così. Ok, abbassato. Un'altra trampomano. Vai. Cioè, sul serio? Cioè, come faccio? Aspetta, un attimo. Ce l'ho fatta. Oh, che bravo che sono stato. E utilizzare la trampomano per andare là. Fatto. Perfetto così. Ok. Oh no 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 no. Già ragazzi, io mi sto immaginando purtroppo che ci sarà qualche mostro. Ah, che ti prego, non abbracciarmi, non voglio abbracci al momento. Ce la posso fare così, no? Sì. Ma un genio proprio. Troppo forte. Vai, trampomano. Ok, ho attivato questo. No vabbè, ma tu mi vuoi male. Scusa, tu mi vuoi molto male. Salta, 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 saltarello. Saltarello, saltarino. No. Fatto. Vabbè, ma quanto ho allungato la mia mano? No, è diventata lunghissima. Ok, ora cos'è che ho attivato esattamente? Penso tutto. Esci. Ok, salvataggio. No, me ne rimangono altri due. Mannaggia a te. Riavvia. Ho riavviato? Ho riavviato! Ok. Ora ce l'abbiamo. Poppy Playtime. Oh, siamo in stato online. Sono riuscita a passare il fumo rosso nella parte centrale, ma ancora non riesco a... Corrente elettrica assente. Scusi, signorino Olli, ma non è che le misure di sicurezza erano aghi waghi e compagnia? Olli? Olli? Oh no! Oh no! Hanno staccato la corrente. Okay. Va bene. Ti ho inviato un'altra chiave. È sotto la statua. Usa per entrare nella casa dolce casa. E una volta dentro, trova il generatore di riserva dell'edificio. Buona fortuna. Oh, buona fortuna cosa? Che quale misure di sicurezza? Sono veramente brutte. Ok, ritorniamo indietro. Purtroppo mi sa che Catnap mi ha scatenato la corrente. Rieccoci qua. Allora, mi hanno tolto la corrente. Mannaggia la miseria. Mannaggia Catnap. Ma non l'avevo visto questo. The Bron Lampasauri. Bron è diventato un dinosauro. Non ci voglio credere. Cioè, l'hanno distrutto. Chi è stato a distruggerlo? Chi è stato quel pezzo di sterco? Dai, perché me l'avete distrutto? Ok, grazie Olli per avermi inviato la chiave della casa dolce casa, che sarebbe la casa dei Smiling Critters. Ed è la prima che andiamo a vedere. Esattamente dov'è? Non vedo niente, non vedo un accidente qua. Beh, esattamente qui. Chi potrebbe esserci? Cioè, che ci potrebbe essere? C'è posta? No, un po', sì sì, un po' c'è. C'è posta per te. Aperta. Oh no! Preparatevi, no? Preparateci. Aiuto! Sembra come se stessi scendendo le scale in Minecraft. Buongiorno. Che sono queste foto dei quadri qua? Oh, che bel buzzo che hai, bambina. Oh no. No, ragazzi, io la maschera non ce l'ho. Come faccio? Se inalo il fumo mi vengono gli incubi. Ok, andiamo. Oh no, aiuto. È una camera a gas. Oh no, ragazzi, sono in mezzo al fumo rosso. Chi dorme più ora? Adesso non dormerò più mai più. Ok, finalmente ho superato quella parte.
Perché le stanze mi sembrano tutte uguali? Che cosa ho digerito? Anzi, che cosa ho ingerito? Oh no, mi sa che inizio a sentirmi male. Non è possibile che è così lungo sto corridoio. Cioè, e queste erano tipo tutte le stanze degli Smiling Critters? Possibile mai? Oh no 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 no. C'era una brutta scritta. Oh no 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 no. Non mai mettere dei bambini in un horror. Potrebbe essere un enorme problema. Notizie tragiche questa mattina. Poiché alle 9.45 le autorità locali riferiscono che il corpo è stato trovato nella proprietà del defunto Elliot Ludwig, uno stimato giocattolaio e inventore della Playtime Company. Al momento si attende la conferma ufficiale sull'identità del bambino, trovato in una camera da letto al piano superiore in una grande borsa di lana. Gli agenti sul luogo asseriscono, oddio, organi e ossa principali nella struttura scheletrica, mamma mia, sono stati segnalati come mancanti dal corpo. Oh no. Oh. A seguito degli ultimi eventi alla Playtime Co. non credo intendessero dire questo in questo senso. È nauseante. Elliot Ludwig era un gran uomo, e chi lo conosceva sapeva che non avrebbe mai fatto male a una mosca. Per non parlare di ciò che altri dichiarano, il suo cuore traboccava di amore per bambini come questo, rendendo ancora più malate le azioni che ha impiantato questo corpo. Non vediamo l'ora di riabilitare il suo buon nome, sia agli occhi dell'opinione pubblica che a quelli della legge. Oh no. E state sintonizzati per sapere di più. Oh no 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 no. Oh, ecco perché non dovevo prendere tutto quel fumo rosso. Adesso è reale. Tutto questo è reale. Non è reale perché... Ciao, mi scusi signorina, che fa quella fa... Devi correre. Dove? Dove devo correre? Che tra poco mi prendo un infarto? Nonostante la dichiarazione di Playtime sull'innocenza di Ludwig, in molti credono che si rivelò. Oh mamma mia. Allora domanda, i vicini di Ludwig dichiarano che spesso rincasava orari insoliti della notte, è ripartiti prima dell'alba. Alcuni credevano fosse malato. Altro che. Non muoverti! Non muoverti di un centimetro! Allora, calma, è un bellissimo gioco! Ah! FBI, open the door! Era un bel gioco! Perché sto seguendo Catnap? Teoricamente io dovrei scappare da lui, no? Ok, questa non è una casa dolce casa. Ma mi sono bloccato? Ragazzi, mi sono bloccato, non c'è una via d'uscita. Boh, è sputtata. Mi sto intrippando il cervello, un attimo. Beh, se posso dire, cioè nel senso, io fin da piccolo ho sempre voluto giocare a questi giochi, no? Ma cosa c'è là dietro? Un computer. Un computer. Ok. Il famoso computer. Guilt Haunts You. Ragazzi, mi sa che questa è la prima chase. Alzati. Alzati. Ma chi si deve alzare? Io sono già sveglio. Sei già sveglio? Pure dormi. Ragazzi, sento qualcosa. Ragazzi, sento qualcosa. Ok, ci siamo. Stiamo raggiungendo. Piano piano stiamo rinsavendo, presumo, no? Perché sento urla. Pianistei. Camere da letto. Oh, siamo rinsaviti. Grande. Divertente. Felice e divertente tutto quello che è stato fatto. Ah, vero? Molto bello. Che c'è una cassetta da guardare, io la vedo, eh. Avete notato che non ho più il grab pack? Me lo sono perso?
Vediamo questa cassetta, vai. Ciao Aki. Salve dipendenti, benvenuti al vostro primo giorno qui a Playtime. Sì, siamo certi che nei giorni a venire questa diventerà la tua nuova famiglia, amorevole e di sostegno come il tuo. Gira pure i corridoi se ti va. Siediti a mensa per pranzo, oppure guarda gli altri, vabbè. Ok. Unisciti ai innovatori, dove il limite della scienza è sempre più avanti. Unisciti ai consiglieri di Playkel. Le Playkel. Ok. Non ti preoccupare, perché il tuo supervisore qui è felice di ascoltarti. Eh? Se dovessi tornare, anni più tardi, finalmente la tua conoscenza sta tirando fuori il meglio di te. Che tu possa scendere nell'oscurità e nella polvere, scoprire che tutto ciò che ti aspetta è un orrore incomprensibile. Ognuno affamato di riaperto. Oh no! Aghi è impazzito! Aghi è tornato pazzo! Allora ragazzi, io completamente adesso forse è il momento di scappare. Ah no, no, non posso guardare. Non posso togliermi. Non posso scappare. Ok, un mondo che adesso è loro. Benvenuto a casa. Oh, 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 oh! Aiuto, aiuto! Macchi Wacky digitalizzato! Aiuto, The Magic Digital Hacky! Aiuto, The Magic Digital! Ma che sei impazzito? Che è successo? Mi sono svegliato? Ah, dovevo morire, era tutto un sogno! Bene, benissimo! Oh, l'ora della gioia, sicuramente. Ma stiamo scherzando? Mi sono ritrovato contro un Aghi Wacky digitalizzato. Ma che vuol dire? Quindi non era il vero Aghi Wacky, come pensavo. Sembrava molto diverso. Il vero Aghi Wacky, chissà dove. Ciao mamma, dimmi qualcosa. Ah, non dice nulla. Mamma è l'unica che non dice nulla. Va bene ragazzi, io direi di continuare al prossimo episodio, che dite? Mi sa di sì. Ok, il primo episodio ragazzi lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollice in su. Qua il vostro Lorenzo è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao!